Cosa accadrà fra 12 mesi? Tra 12 mesi purtroppo nessuno ce lo può dire, perché le vicissitudini di mercato ci stanno facendo vedere cose che non abbiamo un'analisi storica, non abbiamo nulla che ci rende partecipi a quello che sta accadendo. Però, ripeto, noi cosa abbiamo fatto con i nostri clienti in fornitura, già presenti da mesi, da anni? Nel mese di settembre, ottobre, novembre, quando abbiamo visto che il mercato aveva delle oscillazioni anomale, abbiamo bloccato i nostri clienti per 12-18 mesi, per quanto era possibile. Quindi ci sono clienti che oggi non stanno subendo quello che molti altri hanno subito, cioè la quadruplicazione della fattura. La quadruplicazione, cioè, e quindi è il consulente, mi scusi, è il consulente che fa la differenza. Ci sono delle situazioni anomale. L'anomalità della situazione non può essere semplicemente, diciamo, conclusa con una risposta. Ho capito. C'è in atto qualcosa che oggi non è comprensibile. Quello che dico sempre ai nostri clienti è che bisogna avere la forza e la capacità e la voglia di affidarsi a realtà. Il 20 di settembre più o meno sarà quella lì la data. Ecco, quindi qualche... diciamo che è stata una amara sorpresa più che bella, perché il costo dell'energia, la bolletta in sé è quadruplicata. Perché tenendo conto che le strutture ricettive quest'anno si è lavorato, c'è stato un incremento, quindi è stata un'annata più che buona, però il costo è quadruplicato. Noi la media di un mese di agosto degli anni passati si viaggiava sui 3.000-3.200, quest'anno ne sono arrivati 12. 12.000. Insomma, avete bruciato tutti i guadagni, gran parte dei guadagni, diciamo. Sì, ma... tenendo conto che la nostra è un hotel storico da 50 anni, è un hotel a conduzione familiare, se uno va a analizzare solo il costo dell'energia, vuol dire che la mattina quando apri la porta per entrare all'interno dell'attività, tu spendi già 400 euro soltanto per mettere la chiave. E meno male che la chiave non è elettrica, se no ci devi sommare anche quel costo. Dovrà rispondere a giorni per l'approvazione, però faremo una dilazione, mi sembra che la legge dice che saranno 24 rate. Non ne faremo 24, però vedremo di risolvere al più presto, anche perché pure che ne fai 24 arriveranno le prossime bollette che si andranno a sommare alla rata costante della bolletta di agosto. Altro salasso anche per te. Sì, un altro salasso che, cioè, praticamente io a fronte dei 2005-2003 che pagavo del mese di agosto dell'anno scorso, quest'anno siamo a 7.500 di agosto e 6.000 di luglio. Siamo tre volte di più. Tre volte di più, più del doppio praticamente. Mi diceva che una sei riuscito a pagarla, ma il resto ancora è tutto... Eh sì, una sono riuscito a pagarla, ma l'altra adesso ancora non l'ho pagata e devo vedere come posso pagarla, perché o pago i ragazzi o pago... la bolletta della luce. Cioè, quanti dipendenti hai tu? Io ho 4 dipendenti. Quindi un imprenditore o ha la fortuna di anticipare i tempi, oppure deve studiare quello che sta succedendo. In un momento di difficoltà studiare quello che sta succedendo è molto difficoltoso, perché nel momento in cui a un cliente, a un fornitore, a un imprenditore arrivano anziché 3.000, 7.000 euro, sinceramente capisco la difficoltà. Purtroppo non esiste oggi una soluzione, esiste decidere di affidarsi, conoscere il mercato, studiare e trovare un'azienda. Pino, che non un attimo, dottor Caruso, mi pare di capire, sì, per sintetizzare quanto detto al dottor Caruso, che ovviamente in questo momento non c'è nessuna soluzione. Assolutamente. C'è una clausola piccolina che gli aumenti vengono registrati in base all'aumento attuale, e non è che ne bloccate, è bloccato per il momento, ma non è bloccato, perché se no questi aumenti qua, com'è che io ho un contratto fatto l'anno scorso con, ho cambiato gestore l'anno scorso con un blocco degli aumenti, però mi trovo con 600, col 500, 450 circa di percento a giugno, a luglio, è un 720 circa. Ha bloccato un bel niente. Qual è ho bloccato? Dove è bloccata? Che mi spiega qualcuno dove è bloccata? E poi si parla di rateizzazione di 24 mesi. Ieri ho chiamato il gestore, tu c'hai una rata in corso rateizzata, non ti possiamo rateizzare la seconda, quella di agosto. Cioè, com'è possibile non rateizzare? Io voglio pagare, per carità, perché mi hanno dato un servizio. Ma tutto questo agli imprenditori, a noi commercianti, ricade su un certo punto di vista. Ma le famiglie che hanno subito questi aumenti, come
come possono venire in un ristorante a mangiare più? Come possono prendere la pizza? Come possono andare a prendere due caffè al bar di storico, si prendono di fare colazione per bene come si deve? Come può gestire una gelateria a fare questo? Perché tutti quanti, non è solo noi che colpisce gli imprenditori, anche colpisce le famiglie, e ricade tutto su di noi, ricade. Noi attraverso, noi abbiamo a Reggio Calabria, in una struttura, la struttura regionale per la quale rappresento, attivo da 3 anni lo sportello Energia Diritti a Viva Voce. Attraverso di esso noi porgiamo quelle che sono le, cerchiamo di analizzare le abitudini energetiche. Ovvio è che nel tecnicismo di quella che è il costo, il delta citato poc'anzi della bolletta, per quanto noi possiamo addentrarci e dialogare con esperti quale lei in questo tavolo oggi rappresenta, e non è mestiere nostro, ma quantomeno ha citato poc'anzi un episodio: spesso da noi si rivolgono padri di famiglia, madri di famiglia con il bollettino quando chiediamo di portare la bolletta. Bravissimo. Per capire la situazione. Bravissimo. Ed è proprio questo, perché noi abbiamo in primis intenzione di informare, proprio per capire, perché dall'informazione, comunicando quelle che è la base del concetto di energia, le buone abitudini energetiche fondamentalmente, intanto andiamo ad impattare in termini ambientali, quindi la promozione, certo, di quelle che sono le fonti rinnovabili e quant'altro. Poi io capisco ovviamente la sua puntualizzazione e mi trovo concorde ovviamente con quanto riferito. Grazie. Quindi chiarito. Come diceva il mio collega dottor Caluso e come diceva il dottor Iamundo, c'è molta disinformazione in merito. Non so se riuscite ad ascoltarmi. Sì, riusciamo. Ok. L'imprenditore Misita che mi dice e che comunica, no, il fatto che ha bloccato dei prezzi l'anno scorso e quest'anno si ritrova con dei prezzi variabili, bene, deve sapere che è vero che il fornitore per forza maggiore potrebbe modificare le condizioni contrattuali, ma è vero anche che deve avvisare 60 giorni in anticipo, e questo è regolamentato dall'autorità, come sono regolamentate tantissime altre voci che ogni fornitore poi dovrebbe rispettare e che a sua volta oggi, soprattutto in questa crisi energetica, non applica. Dottore Gallo.